Questo è l'albero di Elvira, si chiama questo. Io vorrei fare la serie di queste qua. Quando io sto in montagna che raccolgo le olive, poi ci stanno quelle dei frutti, poi ci stanno quelle della semina delle zucche. È il lavoro delle fascine, perché quando tu fai il pane non è che incominci quando tu impasti, il lavoro incomincia quando tu poti, si va nell'entroterra. Io devo raccogliere, metto da parte le fascine, e allora accendo il forno e lo accendo pure prima di impastare il pane. Perché il forno va riscaldato il giorno prima. La relazione con la natura, ciò di cui io sentivo il bisogno, ciò che oggi il mondo sente la mancanza, ma la relazione stretta con la natura. Perché vedi, la relazione con la natura ti porta ad assimilare, ad assorbire e a nutrire il tuo corpo, l'organismo e la mente, lo spirito. Ti rigenera, perché è ciò di cui noi abbiamo bisogno, è ciò che ci manca. Vedi come sono belli questi baccelli, questi sono pieni. Questa è la natura. Questa funge anche da protezione, mi salva la vita. Allora quando io sto qua, io solo, ma ci stai tu, ci siete voi, siete lì, ma io qua sto sola, ma la solitudine è bella, non sai che cosa ti dà la solitudine, perché è una parola diciamo forgiata dall'essere umano che ha voluto dargli un'accezione forse anche un poco, non dico negativa, ma come fosse qualcosa da sfuggire, da non vivere, che ti porta tristezza, che ti porta disagio, ma è una cosa invece che non ti porta disagio, assolutamente. Hai il tempo di riflettere, di guardarti dentro, di capire bene chi sei, dove vai, e va coltivato. Che c'è la disumanizzazione in atto già da molto. La solitudine ti porta alla riflessione, la riflessione all'interiorizzazione, l'interiorizzazione porta la consapevolezza ti fa crescere. Ecco che cos'è fare l'artista a questo punto per me. Per me questa è una performance, è una performance in solitudine. Rifletto, elaboro, ma passo tempo, perché affini anche il tuo sentire, la capacità di... Il livello di comprensione cresce, è più alto. E poi vabbè le letture, perché assolutamente bisogna leggere, leggere, leggere. Anche i classici, i testi sacri. E mi dà la comprensione sempre più alta. L'artista, diciamo, è una persona speciale, ovviamente, perché ha una capacità di vedere. Evidentemente ha molto sviluppato questa ghiandola pineale, probabilmente, e quello dà la possibilità di vedere, sarebbe il terzo occhio, perché non è una cosa simbolica, è proprio una caratteristica del nostro fisico, tutti siamo dotati di questa caratteristica, soltanto che si atrofizza per certi motivi e in molti casi è quasi occluso. L'artista probabilmente è una persona che questa caratteristica ce l'ha più sviluppata e poi la coltiva, perché con la fantasia, con la visionarietà, con l'intuizione. L'intuizione proprio è il punto centrale che ti fa artista. È proprio un bisogno personale di ricerca continua e di comunicare. Perché comunicando, se no non si esporrebbe, non sarebbe nel museo, non si andrebbe a visitare il museo se tutto ciò non fosse collegato. Sì, il mio lavoro è nato appunto riflettendo sul mio fare quotidiano, la capacità di fare assurgere una pratica comune a tutti, fra l'altro che sta scomparendo, fra l'altro. Quindi è un momento in cui certe cose vanno raccolte e messe in salvo, ma queste pratiche comuni, quotidiane, che avevano poco valore, perché il lavoro della donna in effetti è stato anche sempre poco considerato, e sono tutte pratiche che sono legate al femminile. Quindi anche questo mi ha spinta a dare un significato più profondo e anche a dargli una valenza di opera d'arte, come ha detto Marina Bravo che c'ha lì al PAC. Io sono rimasto molto sorpreso e ho detto, guarda, forse mi ha pensato, anche fare il pane è un'opera d'arte, è scritto. Parole di Marina Abramovic, perché anche Boyce mi ha illuminata, io ho seguito il suo messaggio, ho cominciato a considerare come fare arte perché ha un significato profondo e riguarda anche la nostra origine, l'origine delle religioni, i primi rituali
erano dedicate a Maca, prima di Demetra, la quale Maca era la divinità sacra alla terra, e le tavolette tebane riportano l'iscrizione con i prodotti agricoli, che erano i prodotti che erano riservati per i riti sacri. Quindi il cibo, il nutrimento, come il sesso del resto, sono le cose che hanno smosso il pensiero umano e anche l'azione e anche l'organizzazione sociale. Queste erano le cose essenziali della vita e su questo si imperniava la religione. È così intenso questo progetto che a volte viene ignorato perché è troppo complesso, probabilmente. Io ho scritto anche delle poesie, molte. Tommaso Cascelli mi voleva pubblicare con il Cervo Volante, famosa rivista dell'Etrusco Ludens anni 70, credo. E tu lo sai che in quel momento lì ho avuto un po' di una crisi, perché mi sono detta, ma mi metto a pubblicare, ma che senso ha? Io ho scelto questa vita così, fuori dalla mischia, non ho voluto rimanere in città, lottare, sgomitare, essere nelle storie ufficiali dell'arte, e non ho mandato i miei lavori. Mi sono pentita poi. Spesso gli artisti si avviliscono, si ammalano, si isolano perché hanno troppo cercato di essere... Poi vabbè, c'è anche la fortuna che gioca per essere noti, e ci sono le opportunità, a parte la fortuna. Le relazioni fanno anche molto gioco rispetto all'organizzazione per essere dentro o fuori la cerchia di chi fa arte. C'è quel desiderio di avere qualche riconoscimento in più. Ma tutto sommato non è che arriva, perché è comunque un'energia che va e che poi torna. Perciò noi dovremmo essere più incisivi e più convinti per questo cambiamento in atto, nel collaborare, contribuire a questo cambiamento, più convinti anche. Non è solo un privilegio, perché sentirsi di fare qualcosa di valido, di bello, perché la bellezza c'è anche in tutto questo. E guarda quanto è bello questo, guarda, che c'ha un colore, una sua struttura, una sua bellezza di per sé. Il messaggio lo dà sempre l'artista, perché l'artista dà stimoli, dà input, l'artista dà indicazioni per le soluzioni. Questo che è una soluzione, ritornare alla terra. E ho fatto Sacro Pane, ho fatto un video sul pane che ho presentato al PAN ultimamente. Sacro Pane, il seme della vita, che è tutto legato ai semi, è una trilogia, questo lavoro. È un lavoro che sono 40 anni che io vado avanti, non è un lavoro che ho fatto un tableau e sta là. Poi ho fatto anche dei quadri con rami. Prima viene il sacro, pane, e poi il nutrimento, l'elemento principale di nutrimento. Il seme della vita, perché è tutto il rapporto con le colture, il cibo. Poi c'è la zucca perché la zucca è l'ultimo frutto della stagione. La zucca è la garanzia per il futuro, perché tu hai finito con raccogliere. Poi viene l'inverno, che è freddo, non puoi uscire, non puoi coltivare, non puoi seminare. Preziose, preziose. Bisogna capire come siamo mal messi noi umani su questo pianeta. I cuori, perché sti cuori che si incomincia a riflettere sul significato profondo, su questo tema dell'amore. L'amore per il prossimo, l'amore per la natura, l'amore per se stessi. Qua non ci amiamo più. E l'artista è rimasto un po' distaccato da questo processo di disumanizzazione. Non si è lasciato prendere. Perché poi appunto l'artista insiste, produce, comunica. Perché l'artista lo sente più forte, questo danno, questo disastro, questo disagio, questo pericolo. Queste opere sono fatte con un sentimento anche di forza, un po' mistico e anche magico, se vogliamo. Quindi con un intento di renderli dei talismani potentissimi che ci possono guidare per la via. Il titolo di quest'opera è Le radici vanno verso il cielo, e quindi è anche un invito a uno stimolo alla comprensione della nostra parte divina.
che abbiamo dimenticato. Questi per me è molto bello. Questi si chiama Rosa. È la nascita, la come dire, la vita. Perché quando il vulcano erutta esce qualcosa fuori e sono sostanze che poi si espandono e ci danno nutrimento. Ce l'abbiamo fatta.